È l'8 marzo, la festa della donna. E tu sai bene cosa vuol dire portare rispetto ad una donna. Una volta sei anche andato al mare col due pezzi per essere solidale con loro e ti hanno deriso. Sei andato da una prostituta solo per scambiare quattro chiacchiere e lei si è innervosita perché si era già messa la vasellina. In discoteca poi hai lasciato passare una ragazza prima di te, ma ti ha insultato perché pensava lo facessi solo per guardarle il culo. Tu hai sempre portato rispetto e loro cosa fanno? Ti considerano un bravo ragazzo, come se non ti bastasse già l'handicap degli occhiali. Così oggi eviterai di scrivere auguri a tutte le donne, perché tanto ti beccheresti una serie di insulti. Perché le donne vanno festeggiate tutto l'anno. Eviterai di scrivere frasi profonde su problemi importanti, perché passeresti per uno in cerca di like. Ma tu no. Tu oggi ti toglierai le calze da bravo ragazzo che arrivano fino alle ginocchia e dirai loro la verità. Perché devono sapere che credi nella parità dei sessi, perché le consideri uomini. Ma con la vagina. Le rispetti come un politico rispetta la gente il mese prima delle elezioni. Uomini e donne hanno pari diritti ed è per questo che non vuoi offrire loro da bere o non le inviti a cena come se non fossero in grado di intendere e volere. E fanculo al romanticismo. È giusto che sappiano che a causa della matta voglia di sesso di cui gli uomini sono affetti, in tutti questi anni sei rimasto single, solo ed esclusivamente, per non sfruttarle sessualmente.